Stefano Parisi, qui a Milano in questi giorni lei presenta il suo programma di governo, ha parlato di 10 punti, le basi però sono fortemente di carattere economico. Sì, economico e sociale, noi trattiamo ovviamente anche in modo molto approfondito il tema della sicurezza e dell'immigrazione con il nostro responsabile di sicurezza che è il generale Mario Mori, abbiamo parlato e stiamo parlando di economia con Francesco Forte, con Riccardo Puglisi, parleremo di terzo settore con Giancarlo Cesana, abbiamo tanti contributi e stiamo tirando le fila di un lavoro di un anno di preparazione e di scrittura di questo programma che mettiamo ovviamente all'attenzione dell'opinione pubblica e dei partiti politici. Mi piace molto la riduzione delle tasse e della spesa pubblica, come si può fare? Sì, certo, bisogna ridurre la spesa pubblica, si possono ridurre le tasse solo a parità di bilancio. Questo è un principio fondamentale perché è un principio che riguarda il buon andamento di un bilancio. Nessuna famiglia continuerebbe a spendere se avesse tanto debito. Noi invece continuiamo a farlo e sbagliamo perché questo ci sta bloccando e sta mettendo una grande ipoteca sul futuro dei nostri figli. Dobbiamo smettere di fare questo, pensiamo che nella pubblica amministrazione ci siano tanti sprechi che possono essere eliminati, pensiamo che tante attività che oggi svolge la funzione pubblica possono essere svolte dagli italiani, direttamente da loro, con le loro comunità, le loro associazioni, le loro professionalità. Ecco, crediamo che tutto questo possa essere fatto. Noi presenteremo domani anche i 10 provvedimenti che il Consiglio dei Ministri dovrà assumere alla prima riunione, in modo tale che di dare concretezza all'azione di governo che dovrà essere intrapresa con la prossima legislatura. Lo proporremo a tutti gli altri partiti che vorranno fare coalizione con noi, vogliamo misurarci non sulle chiacchiere e non sugli slogan, ma su atti concreti su cui misurare la vera attività di governo. Fra 5 anni il Paese deve essere un Paese migliore dal punto di vista dell'occupazione e della sicurezza. E credo che l'impegno non sia soltanto quello di vincere le elezioni, ma quello anche di governare e tirare fuori il Paese dalla situazione di rancore, di rassegnazione che invece oggi serpeggia in mezzo agli italiani. Oggi la CGIL in piazza contro la riforma delle pensioni voluta dalla manovra, la vostra posizione qual è in proposito? Ma la CGIL si occupa soltanto dei pensionati e non si occupa mai dei giovani. I giovani oggi sono poveri, c'è una percentuale molto alta di giovani poveri. Io penso che la riforma delle pensioni vada lasciata com'è, penso che nello stesso tempo che bisogna mettere e dare attività e potenzialità di attività agli anziani, fare in modo che gli anziani, se vogliono lavorare dopo essere stati in pensione, possano continuare a farlo senza continuare a pagare tasse e contributi, lo possano fare liberamente. Più avremo anziani capaci ancora di produrre reddito e più avremo ricchezza e più avremo la possibilità di creare lavoro per i giovani. Questa è la nostra strada e credo che il sindacato ormai si attardi su politiche superate e su una difesa dei propri iscritti che ormai sono esclusivamente pensionati ai quali sta raccontando una storia che non è la storia vera. Bisogna lavorare di più, se per crescere bisogna riuscire a lavorare di più, non ci bisogna fermarsi. Dobbiamo pensare ai giovani e per pensare ai giovani le persone meno giovani devono lavorare. Si rivolge molto anche alla piccola borghesia e al mondo delle professioni, pensa che sia proprio all'interno di questa fascia sociale che vada poi recuperato il voto perso in questi anni? Beh sì, certo, questa è una fascia sociale abbandonata prima dal centrodestra, illusa per un certo periodo che Renzi potesse fare delle politiche che riguardavano loro, invece è una fascia di società, è la vera energia che c'è nella nostra società qui in questi anni. Sono stati tolti il valore dei propri risparmi, il valore della propria casa, tasse, burocrazia. Credo che invece l'arrabbiatura che c'è all'interno di questa fascia di popolazione debba essere liberata. È proprio lì che si annida la protesta e il rancore che in questi giorni stiamo vedendo registrato dal Censis. Credo che questo lavoro è il lavoro che è il nostro compito, noi vogliamo essere il riferimento di questa grande parte di italiani che poi sono l'energia vera che l'Italia ha. Due considerazioni, lo schieramento, lei nel centrodestra ha fatto un appello anche a Berlusconi perché faccia crescere realtà nuove, che sinergia ci può essere con Forza Italia? Ah, un'ottima sinergia nella misura in cui Forza Italia lascia libere le realtà nuove di crescere. Credo che sia questo
il vero tema. È evidente che il rinnovamento nella società serve. Il voto al 5 Stelle è un voto di protesta verso i partiti tradizionali. Dobbiamo recuperare quel voto, non sbaglia chi vota il 5 Stelle, è semplicemente arrabbiato, e io credo che sia un'arrabbiatura anche giustificata, e quindi a prescindere da quello che vorrà fare Forza Italia, noi cresceremo e costruiremo un soggetto politico nuovo che sarà il futuro della politica italiana per i liberali e i popolari italiani. Alleato con il centrodestra? Alleato con il centrodestra sicuramente, nella misura in cui il centrodestra farà due cose: rispetterà il volere degli elettori, i quali stanno in questo momento, li stiamo chiamando a votare per una coalizione di centrodestra, e quindi il rispetto di questo volere è molto importante. Tradire questo volere facendo una campagna elettorale per il centrodestra e il giorno dopo facendo qualche altra coalizione diversa da questo sarebbe un grave tradimento premeditato, perché è stata fatta una legge elettorale apposta con il sistema delle coalizioni. E la seconda condizione è che il centrodestra sia d'accordo su un programma, perché, ripeto, non basta vincere le elezioni, bisogna il giorno dopo governare, e quindi noi vogliamo far parte di una compagine coesa che voglia tirar fuori il Paese dalla situazione in cui è. Non vogliamo soltanto essere pronti a fare un cartello elettorale per avere qualche seggio in più. Ultimissima domanda, prima della fine della legislatura il governo dovrebbe approvare lo Ius Soli e il Biotestamento, la vostra posizione su queste due tematiche qual è? Siamo assolutamente contrari, perché sono due leggi molto divisive, sono due leggi che non possono essere fatte in campagna elettorale, sono dei temi, lo Ius Soli non deve essere proprio approvata, e anche quella sul Biotestamento deve essere una legge in cui gli italiani si devono sentire al proprio agio per poterla approvare. Credo che serva un nuovo mandato parlamentare da parte degli italiani per poter avere che il nuovo Parlamento approvi con maggiore maturità, con meno ideologia, con meno fratture sociali, una legge così importante per la vita e per la morte degli italiani.